Mamma mia, c'è! Madonna mia, ma la vogliamo finire! La vogliamo finire ogni mattina con questa musicaccia americana! La vogliamo finire, sì o no, con questa musicaccia americana ogni mattina! Good morning! Good morning, quale morning? Quale morning? Non ci manca una lira qua, c'è la miseria pelosa! C'è la miseria pelosa, c'è! Ma dico io, è mai possibile, è vero? Che un genio, un artista come me, un letterato, che ha buttato il sangue tutta la vita sui libri per prendere la licenza elementare, si deve svegliare in queste condizioni. È mai possibile? Un genio dell'arte scenica che per osservare meglio la gente ha passato tutta la vita in mezzo ad una strada. È rimasto in mezzo alla strada. Genoveffa! Genoveffa! Non c'è mai mia moglie, quando mi serve, non c'è mai. Io mi cercherei un... stai fermo! Io mi cercherei un occhio, stai fermo! Come dice il proverbio ticinese, dico ti cinese, moglie buoi dei paesi tuoi. E io ho preso un bue straniero, una vacca svizzera, una moglie straniera, una lombarda veneta, di Genova, Genoveffa. E meno male io ce l'ho la mia arte scenica, è vero, che mi fa fare ogni mattina l'allenamento, è vero, il training autogeno ogni mattina. E per farlo più interiore lo faccio con la capa di morta. Eccola là, la capa di morta, il memento mori, che poi significa il monumento del moro. E che faccio questa mattina? Cosa faccio? Vediamo un po'. Faccio il passaggio, dal dialetto alla lingua matrigna, materna, alla lingua nazional popolare, nazional popolare. E che cosa uso? Cosa uso? Faccio quello coso là, faccio quello scemo di Gabriele D'Annunzio. Tanto a me che me ne importa, che me ne importa di Gabriele D'Annunzio la pioggia nel pinoro. Taci! Ogni volta che faccio il passaggio mi passa la voce, beh, non fa niente. Allora, taci! Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Oh, ascolta! Piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre d'arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, piove sui ginepri folti di coccole olenti, piove sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola buella che ieri ti illuse, che oggi mi illuse. Oh, Ermione! E anche per oggi il trenino ad oggi è fatto. E mentre io faccio tutti questi trenini, queste cose, questi trenini, il mio acerrimo nemico, il commendatore mezzacapa, l'attore cinematografaro, se la gode nella sua villa vicino al mio Tugurio, se la gode, siamo come Guelfi e Ghibellini. E sono un ghibellino io, sono un ghibellino io. Ma da venì. E ho detto tutto. Ma guardate che confusione qua, guarda i postini, ma guarda due volte quelli, non suonano, neanche mezza volta, infilano la posta sotto la porta che per qui neanche c'è, perché questo qua è un teatro di vanguardia. Questo è vanguardia. Ma che c'è? Guarda qua, che è sta cosa? Mamma mia, cos'è? Ah,
una missiva. Una missiva. Una missiva. Una missiva. Una missiva. Può durare anche 3 ore, quando sono in forma. Mamma mia, vediamo chi spedisce qua. A sdrubbare mezza capa. Sbaglio sempre l'indirizzo, per forza, apriamo i vicini. Ma chi è l'immattato? L'immattato? Chi è? Mamma, com'è lungo questo nome. Mamma, com'è lungo questo nome. Anche questo potrebbe, insomma, svilupparsi. Oh, dunque. Shakespeare London Festival. Oddio. Festival. Questo nome non mi è nuovo. Ma apriamo, va. Spiamo proprio il nostro nemico sul tuo territorio, scrittore. E cosa dici? Caro Asdrubale, mezza capa. Il tuo grande amore per il biondo prence danese. Oddio, abbiamo il difetto, c'è mezza capa bella. Sarà subito appagato. E io pago! E io pago! Il tuo prete è molto atteso qui a Londra. Mandami un tuo occhio. Mamma mia, un occhio, un tuo... Annaggia, questa amica, l'ismi moderni, questa amica, l'ismi moderni. Mandami un tuo ok, un tuo ok. E volevo dire, mandami un occhio. Quello mezza capa, un occhio già. Che facevo, spedivo a Londra, restava Guercio e Ghibellino. Guercio e Ghibellino restava. Mandami un tuo ok, e io a stretto giro di posta ti invio. Al solito indirizzo, che poi sarebbe sempre qua perché lo svegliano sempre, è vero, il contratto con accluso, copione, traslato. Sporcaccioni! E un assegno. Per le prime spesucce di 500.000 di sterline. 500.000 di sterline a mezza casa. E se era una capa intera, quando gli dava? Non ride mai nessuno a questa battuta. Sono 8 anni che la faccio. Delle volte qualche sera, la ripeto anche 2 volte. E neanche ridono. Comunque, andiamo avanti. Oh, poi la tagliamo, capito? Poi la tagliamo. Oh, dando queste cose qui, salta pure il tuo organizzatore, Dante Lucullo. Oddio. Dante, dico, Lu... Cullo. Questa è tutta una congrega. Comunque, caro mezza capa qua, con questo indirizzo là, hai capito? E questo contrattuccio qui, al London Festival Shakespeare Company, grazie a te, caro Pellè, ci vado io, che pensi mi, perché a parte tutto io, l'Amleto, lo so da tutto a memoria, ad memoriam! Io sono il pallido prence danese che veste a nero, che si diverte nelle contese, che per diporto va al cimitero. Se gioco a carte fo il solitario, suono ad orecchio tutta l'aione, per far qualcosa da meno e gaio, col babbo morto, notare il babbo morto fo colazione. Oh, non ho mai capito sì che voleva Amleto, non ho capito sì che voleva Amleto, poteva essere felice, no, poteva essere amato, neanche, Amleto. Ofelia sta là, amare, sognare, amare lacrime magari, ma amare, 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 perché l'amore, amore facile, tutto difficile, c'è da succedere. Madonna mi chiede, basta, chiede, mamma mia,
Mamma mia, basta. E che ci sono qui dentro? Mamma mia, le anime dannate. Ci sono le anime dannate. Mamma mia. E poi, io, basta. Perché, per esempio, questo Amleto, sono 40 anni. Non si potrebbe fare, dico io, per esempio, un bell'otello. Un bell'otellone. Con Desdemona. O dico, Desdemona. Oh, a me, Desdemona, mi piace. Otello, il Moro di Venezia. Abitavamo al vicolo del Moro. Io, mi madre e mi fratello Gigi. Sor delegato mio, non son boiaccia, il fattaccio. Queste sono tragedie tragiche. Ma prendiamo proprio il copione, va. Prendiamo il copione dell'Amleto, apriamo il copione a caso, come suol dirsi, a caso di cane. Apriamo il copione a caso di cane. Eccolo qua. Amleto prende... Ah, questa è una didascaglia. Prende il teschio di Yorick. Non te ne può più. C'è l'inflazione. L'inflazione. Yorick. Sadarick. Diabolik. Mobidik. Non te ne può più. Ah no, questo... E Yorick. Col giuppo Silon. Dico col... Giuppa Silon, e questo è un amico mio, è la capa di morta, un grande amico mio, come stai? Questo è un amico mio, questo qua, quando ero bambino, mi ha portato sempre sulle spalle. A questo qua io, gli sono stato tutta la vita, sulle spalle. Guardate qua quanto è bello, mamma mia, un uomo di una fantasia, di un'allegria. Oddio, non si direbbe, eh? Qui pendevano quelle labbra che ho baciate chissà quante volte. Puh, che schifo, mamma mia. Dove sono ora, eh? Le tue battute con le quali facevi morire da ridere, è il caso di dirlo. Tutta la tavolata. Niente più adesso, eh? Niente cosce, niente pie, capelli. Zero, zero proprio, eh? Va adesso, va nella camera della signora. Dille che si mettesse pure due dita, tre dita, quattro dita, va. Quattro dita di berretto. Sempre questa è la facciaccia che dovrà avere prima o poi. Falla ridere con questa battuta, va. Falla ridere con questa battuta, va. Va. Perché non parli, eh? Perché non parli? Io dico, ciu, 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 ciu. Perché non parlo? Ne faremo un sacco di quattrini, penso. Miracolo! Miracolo! Parla chiaro! Parla ancora, miracolo! Mi sembra un'eternità che non ti vedo! Io ricuccio, come ti sembra? Un'eternità quella è, un'eternità che non ci vediamo continua. Che sogni! Che sogni, sì, per forza, perché la morte è sogno. Belli sogni, mi è sembrato di morire per la felicità. Come ti è sembrato? Io ricuccio, come ti è sembrato? Tu sei morto veramente, magari non te ne sei accorto. Ma sei morto, vedi, fa anche la rima. Parla ancora, parla ancora. Mamma mia! Mamma mia, chi è? Mamma mia, l'anima dannata! Mamma mia, la teschia, la teschia, la moglie del teschio! Mamma mia, chi è? Antonio! Chi sei? Antonio. Chi sei? Chi sei? Chi? Antonio! Sei tu? Sì. Mannaggia, vuoi la stanuaio! Moglie mia! Mia, mia! Guarda là. Ma quante volte gli ho detto di avvisarmi prima di entrare, capito? Ho un telegramma, un fax, qualche cosa. Quindi così all'improvviso mi prendo un colpo, hai capito? Mi prendo un colpo a me apoplettico. Perché tu non sei... Ti devo convincere.
Chi ti convince? Tu non sei normale. Non fa niente. Non fa niente, non difende, non difende, non fa niente. Ma non sei normale. Non sei normale. Mamma mia. Genoveffa mia. Chiamami Genevieve. Oggi mi sento tutta francese. Francesco, Francesco. Che stai facendo? Pulisco i piatti. Pulisci i piatti? Sì. Così pulisci i piatti? Sì. Con lo spugno? Ma per via che schifo! Ecco perché questo qua è male. Ecco che ha fatto questa figlia. Non mangia più. Pulisci i piatti così, non mi parla più. Hai capito? Ma e che fai? Che fai tutta così? Tutta, fatta vestire, sei tutta nuda. Come un verme, mamma mia. Sono sì. Già vestita, sono tutta in rosa, la via rossa. Mamma mia, tu sembri proprio una lumaca senza guscio, sembri, mamma mia. La via rosa, è moi, dico io. Ho passato tutta la vita in bianco ho passato. E anche questa notte l'ho passata in bianco. C'era la moglie mia. Per scrivere, che schifo, non sputare, stai lontano, non ti avvicinare. Per scrivere un'altra pietra, su di noi, un dramma, capito? Un dramma su noi due. Un vero dramma, un guaio proprio. La via rosa! Mamma mia, figlia mia, ma tu non sei una donna. Tu sei un ormone maschile. Sì, ho il fascino dell'ambiguità. Dell'antichità, vuoi dire? Tony! Non ti avvicinare, non ti avvicinare. E non mi chiamare Tony, sai? Non mi chiamare Tony! Non mi chiamare Tony, perché io sono Antonio. Sì. Antonio, il bel Antonio. E tu, Cleopatra, non sei. Tu, Cleopatra, non sei, hai capito? Andiamo al teatro Eden, e poi ti spiego. Andiamo. Non ti avvicinare, non ti avvicinare. Recitativo secco, avvenucchia e vasamo sto morno. Ma tu si scemo! Uè, signorino l'epilettico, tu cadi in d'oltre suona che la chiave che è batteria, fai pure a far tro figlie, e io paga. Poco però! Poco però, poco però, poco però! Poco però! Poco però! Poco però, poco però, poco però! Facimmo roco! Poco però! Poco però! Facimmo roco a voi, mica due che le tre scioglierò! O zappatoro! Il zappatoro! Recitativo secco! Ah, da voi! A denucchio te basamo sta mora! Azzo, ma stai inguaiato, che cazzo, loca! Non potesse passare che la da mano, no? Ecco, ma no, che le tale qua, le te! E non fa un cafone, non fa sto gesto dozzinale! Usa gesti intellettivi, che stiamo aspettando l'attrice intellettuale franca tedesca che hai procurato tu! Ma ci vanno tre nazionalità, poi mercato comune europeo. A per l'inglese, meno male, ad enigma. Tu sei un immigrato turco, ci aggarbammo pure a franca tedesca e so quattro. A così, dato che fortunatamente a tedesca, ritorniamo alla tavola tre. Per pigliare sto cazzo in euro dollaro, mica per niente. C'è sto c'è lo teatro Eden? Sei tu lo teatro Eden? Azz.
E che sa sarebbe un'attrice intellettuale franca tedesco sul mercato comune europeo? Aspettavate che io venga? Come no? E io eccola qua se c'è proprio te vengo. E ci avete fatto proprio una bella improvvisata. E mo vi faccio il primo monocolo. Pura? Signor, non sarà buono per il mercato comune europeo, ma parlo! Che Achille pera? Già finito! Brava! E sono tutto pera! E quando proviamo un mercato tra frutticolo! Ah, signora! Seconda monocolo! Ancora! Ma chi era? È Cuba per lui o lui per Cuba? Signori, si dice Cuba! Mica è Cuba! Terza monocolo! Non c'è bisogno! E allora datemi la mia carta! E che? Se arrivano a Rodolfo ci scappa qualcosa per un buio, ma se no, guardatevi attorno. La porta! Sono venuta per provare le anime morte dei... Di fame? Tu! Faro! Una vera artistica! E quel dramma là lo teniamo pure in repertorio, è vero? Lo teniamo in cartellone, però! E ora, perché non ci fai un po' di fonemi come quello che hai fatto a me? E dopo magari tutti quanti insieme ci facciamo un bel tranici! Dei fonemi? Solo tre variazioni, però! L'assa fa diso solo tre! Amore, amore, facciamo subito la tranina! Questa certamente è un'amica vostra. A noi! Ma chi siete? Chi siete? No, chi siete voi? Chi siete? Chi siamo? Dove andiamo? Da dove veniamo? Non sono che un povero negro! E so pur riccione, e breve, e comunista, la fa culo ai tamburini! Ozze, cittadino secco! Secchissimo! E io poco! Poco! Pochissimo! Ma chi siete? Voi chi siete? Chi sono io? Come dice il poeta, oh, come dice, quel lago del ramo di Comacchi. E il naufragarmi dolce in questo marmocchio. Chi sono io? Io sono un autore in cerca di personaggi. Ancora personaggi? Al teatro degli il personaggio è demodè. È asciuto Marlon Brando, è asciuto. Costa a monnanza, stiamo facendo avanti. Spettacolo! È romantico? Sì. Noi stiamo ricercando l'uovo cosmico. Che sarebbe un uomo... Aura! Ma chi è questo animale? Ma che amore! Ma c'è niente che Aura! Ma puta! Ma dico io non è mostruoso. Azzi, che lo fa proprio schifo. Effettivamente fa schifo. Che un attore, per una passione finta, per uno straccio di passione, debba trasformare tanto la sua anima. Guardate là, che c'ha tutti gli occhi incatramati, guardate là, tutti schifosi, tutte lacrime schifose puzzolenti, guardate là, tutto il corpo intorcigliato, con l'inconscio imbottigliato dentro qualche tubo, che ne so, l'ingerente, che ne so. Guardate là, e tutto questo per che cosa? Tutto questo per che cosa? Per niente. Per un uomo. Cosmico pure. Però, come siete
combinati voi, noi faremo un sacco di quadrini, perché io vi porto a Londra, i londrini andranno pazzi per voi, ve lo assicuro io, ve lo compatisco moi, ve lo assicuro moi, hai capito? A proposito, voi, conoscete la moneta? No. Allora, non fa niente. Noi in nuore, allora mettiamo su, piuttosto, sapete fare passaporti falsi, perché questo è importante. E non vi preoccupate, chiamiamo a Don Fifì Malerba. Don Fifì Malerba è quello grande amico mio, è un elegantone, veramente una persona raffinatissima, è un vero dandy. Chi è? A Gerlandresa, pone ora dollaro. Ah, bravo, senti una cosa, però dato che io vorrei fare per questo lavoro che sarà europeo, planetario, direi quasi oceanico, direbbo oceanico, capisci? Direbbo oceanico, ma non lo dico, hai capito? Non si potrebbe mettere qualcosa, non so, un wagnerismo, di laburismo prima, come preludio? Ecco, ma no, noi tenemmo un cazzo teatro studio. Quello. Guardatevi attorno. Ah, bello, molto, comunque, non vi preoccupate. Voi così come siete attrezzati, è vero, farete un sacco di quadrini, perché io veramente vi porto a Londra! A Londra! Fatteli commento, perché tu non puoi neanche immaginare il vuoto che ho nel cuore. Ma è soltanto così un sentimento che potrebbe impressionare soltanto una donnicciuola, perché c'è una divina provvidenza perfino nella caduta di un passero. Se deve essere oggi, e non sarà domani. Se deve essere domani, non sarà oggi. Ma prima o poi deve essere pronti, è tutto, e io sono pronto, prontissimo. Se c'è del marcio in Danimarca, che ce ne importa a noi? Ce ne andiamo tutti quanti a Londra, i londrini vanno pazzi per me, perché io sono molto raffinato, io sono molto ricercato, sono ricercato nel mangiare, sono ricercato nel vestire, sono ricercato dalla questura. Ma che capolavoro è l'uomo, come nobile nelle sue forme, nelle sue movenze. Il paragone degli animali, la meraviglia del mondo, ha un Dio nella mente. E tuttavia per me, che cosa è questa quintessenza di polvere? Oh, a me l'uomo non mi piace. A me piacciono altre cose, per esempio, altre cose, mi piacciono le donne, a me piacciono le donne, anche la serva, perché la serva serve. Ma torniamo proprio alla Bibbia delle Bibbie teatrali, all'Amleto, quelle sono 300 anni, che non si capisce niente proprio, 300 anni, non hanno capito niente, altro che spettacoli miei, no, veramente non si capisce niente. Quello comincia già dalla prima scena, è tutto sotto sopra, già dalla prima scena, c'è un certo Francesco, diciamo così, Franceschiello, va, per essere una cosa, insomma, parliamo fra di noi, insomma, una cosa più interloquita, Franceschiello, una sentinella, con un piozzo il mio mamma. Rubiozzo è il mio mamma,
sembra arabo. E invece è puro italiano, con un pezzo di legnamma mana. Ma c'è una cantinella di mano, che funge da lancia. Oddio, se lo metti in scena io, che sta Francisco con un pezzo di legnamma mano, ma pensate un po' se lo mettessi in scena Ronconi, ci sarebbero perlomeno 1 milione di sentinelle. Con 1 milione di cannoni a laser in mano, mamma mia. Io che posso mettere? Posso mettere soltanto qualche, non so, qualche missile. Terra, terra! Ma comunque. Allora, San Francisco, ovviamente, andiamo a mano. Quando un certo Bernardo, uno si aspetta che Francesco, no, dicesse subito a Bernardo, chiola, altola! No, non è così. Casa Francesco, ovviamente, andiamo a mano. Entra Bernardo, ed è Bernardo che dice a Francesco, alto là, chi va là? E quello è già alto là. E già un chi va là, tutto sotto sopra non si capisce niente. Ma tutto questo è nulla di fronte a quello che farò io. Del mio Amleto, io prenderò l'Amleto, ne farò partiria, ne farò un blob gigantesco e lo scaraventerò giù in platea. Oh! Boom! Tanto che mi importa a me. Che ho da perdere io? Io sono nulla tenente. Anzi, nulla e basta. Neanche tenente. Nulla. Non tengo niente. E poi, signori miei, come diceva Rimbaud, oh, come diceva Rimbaud? Signori miei, Rimbaud a suo fratello carnale, Charles Baudelaire, come diceva? Ma diceva, signori miei, diceva Edgar, Allan, I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a aiutatemi, il salotto buono, puliamo il salotto buono, per adesso arriva Don Fifì Malerba, quello è un raffinato, è un gentiluomo, è un vero dandy, è talmente elegante, pensate, che quando la mattina va per le strade sembra un manicheo. Ci permette? Ecco, mi raccomando, fai di raffinato, ed è l'unico che ci vuole cambiare, capito? Cambiare l'assegno se arriva da Londra. Tu metti un po' il ginocchio internazionale lungo. Permisse! Atroso! Che fa un raffinato? Chi è? Di solitamente ricatroso, potente merda! Facci solo traccia! Mannaggia comprimario! Stai zitto, che ti comprimo ancora di più! Ci permisse! Mamma mia, senti poi! Chissà perché lo chiamano il lupo! Leo! Ma perché lo chiamano lupo? Non lo so!
Ecco perché. Sono Don Fifi Malerbe, sono il commendatore. Sono Don Fifi Malerbe e sono pure un buon ricchione. Sei liquefatto. Sei licenziato, ti faccio arrestare. Non ho fatto niente. Ma non a lui, a voi, ma non a voi, a noi, ma non a noi, a lui. So, questi attori, come sono eccentrici, eh? Dico voi però, vi presentate così, tutto casual. Anche però voi non scherzate, la casa casual, la compagnia ancora più casual. Mia moglie poi è talmente casual che ogni mattina la chiudo a chiave in casual. Buona questa. Don Antonio, sì. Questa t-shirt firmata. Questa. Pasqua, Sant'Agosto, Capodanno. Questa t-shirt firmata. Esatto. E per forza, quella l'acqua è poca. E la papera, non galleggia. È morto, è morto. Sono caduto in disgrazia, pur si belle, pur si pure. Sienta a me, ma va a angulo, sienta a me, ma va a angulo, va a angulo, Don Fifì. Pum, 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 ah, ma allora siete veramente stronzi? Sì. Don Fifì. Parliamoci di là. Poi l'affare è importante. Allora che ci serve, insomma, hai capito, no? Sì, ma prima mi devono chiedere scusa. Mi devono scusare. Ci vuole scusa, Don Fifì. Ci vuole scusa, Don Fifì. Ci vuole scusa, Don Fifì. Cari dal palcoscenico. Don Fifì, i lontrini vanno pazzi per noi. Mercoglioni? Noi siamo artisti del teatro del Mercoglioni? O personaggio? Yeah. Al teatro del il personaggio è demodè. Alimorte. Casta monnanza, stiamo facendo avanti. Spettacolo. È romantico? Sì, molto. Noi stiamo ricercando l'uomo cosmico, che sarebbe un uomo... Aura! Micuglioni e Sarchiapunni. Saprete che lo Sarchiamorto! Mannaggia che lo Sarchiamorto soldi! Dacci 25 volte questo chiamoro! Per esempio, la domenica mi sembra un Sarchiapino, capisci? Però l'archetipo è sempre Sarchiapunni, capisci? Sarchiapunni con la O aperta, non larga. Allarghiamolo, dice un po' allarghiamolo. Così. Amore la Madonna non nasce tanto, è sonnambula, è un artista del teatro ed è, si è fissata che c'è fatta. Papà. Papà. Povera figlia, ma che ti è? Niente,
si è fissata che morto patria va cercando e sonnambula. Io sonnambula chi ne bambula fa sambambula un braccio a te hai robusse? Ma qual è robusse? Un robero! Il teatro den mi cuiuni. Oh, mi cuiuni, non fi fi. Qui l'affare è veramente importante, come dici. A noi che ci basta soltanto che voglio dire un piccolo finanziamento. Picciole. Picciolo, ma potessi fare ci fare una picciola mille lire, no? E a me no, fuffi. No, facciti già grazia, fuffi. Facciti già grazia. Vogliamo fare una bella cosa. Vogliamo dargli un bel baffo. Così magari ci offrite un caffè e parliamo anche dell'affare. Tenendo l'acqua è poco e la papera. Non galleggia. Ma noi non mangiamo acqua, che ci importa a noi? Vogliamo dargli un bel baffo. Così magari ci offrite un piatto di spaghetti e parliamo anche dell'affare. Ma non sono caduti di spaghetti. Ma ci offrite già. E dopo andiamo a mangiare. Antonio! Dove vai tu? Genoveffa, dove vai tu? Testa in cucina, torna a casa, lessi. Hai capito? Questo è un affare di uomini. Don Fifì, Malerba maledetta, dove sei, Malerba maledetta? Maledetta Malerba, dove sei? Dove sei? Antonio! Chi è? Antonio! Ma chi è? Antonio! Ah. Ora me ne vado parrucchiere. Pagliacciare mi capite? Parla chiaro, parla chiaro! Ora me ne vado parrucchiere. Sì. Pagliacciare mi capite? Capiti? I capite, sì. Che cosa sono capiti? Me vai a aggiustare i capite. I capelli? I capiti. I capelli? Fatteli aggiustare, però, con la chiave inglese. Perché andiamo a Londra. Ciao, vai! Don Fifì maledetta, Malerba maledetta. Dove sei, Malerba maledetta? Ora me ne vento parrucchiere, faccio usare mi capite. Ora me ne vento parrucchiere, faccio usare mi capite. Ora me ne vento parrucchiere, faccio usare mi capite. Avete capito? Caro Procopio mio, a me mi sembra che questo Don Fifì Malerba è soltanto una malerba, una gramigna, senza grane, capito? Senza grane, senza niente. Comunque, sono circa 200, 300 anni. Alla faccia rosa, ciccio! Ma come ti viene in mente di parlare di salsicce? Si scelgo, qui non mangiano mese, vuoi farmi svenire? Divaghiamoci, parliamo di altro, divaghiamoci. Allora, come dici? È un po' di tempo, circa 200-300 anni, che mi vado chiedendo perché facciamo questo mestiere, capisci? Questo lavoro, questa arte, va! Arrivederci, Don Antonio, vai! Ma dove vai? Dove vai? Avete detto no! Ma che c'entra? Quella è una figura retorica, capisci? È un modo di dire una figura retorica, è una sineddoche, hai capito? Oh! Stavo dicendo che è un po' di tempo, circa 200-300 anni, che mi vado chiedendo a cosa serve questo mestiere che facciamo noi, questo lavoro, questa arte, va, non te ne andare. Però secondo me noi facciamo questo mestiere, questo lavoro, per una specie di insufficienza di vita, capisci? Cioè noi facciamo questo lavoro perché siamo poco collocabili nella vita, capisci? Progò, noi facciamo questo lavoro per vivere! Per guadagnare i soldi! Ecco, esattamente, per i quattrini! Bro, ma che mi fai dire? Per vivere volevo dire in termini metastorici, capisci? Ah, mo sì! Per metastorici! Noi, in poche parole, per così dire, in sintesi, no? Noi prendiamo tutto quello che abbiamo dentro, tutto quello che abbiamo dentro. Qui, insomma, quello che abbiamo qua, nel nostro cervello, no? Questo qua. Cervello inconscio, è proprio qua, cervello inconscio è qui, noi lo prendiamo, tutto questo cervello inconscio e ce lo mettiamo davanti. Mentre gli altri ce lo mettono. Ho capito. Sì. Comunque, Don Antò, per finire il teatro dovrebbe finire l'uomo. Speriamo che finiscano tutte e due.
l'uomo e il teatro. Così prendiamo due piccioni con una... Bara! Mamma mia! Guarda! Non guardare! Guarda! Non guardare! Guarda, non guardare! Mamma mia! È morto bambino! Bravo! Via da isso, via da... Via da isso, è un po' di ottimismo. E che mania, via da isso! Finché c'è vita! Poi po'! Signora, cosa volete? Antonio! Sì? Come mi stanno? Non ti avvicinare! Antonio! Non ti avvicinare! Non ti avvicinare! Che... Come mi stanno? Ma che cosa? I capelli! Capiti! I capelli! Capiti! Sì, come mi stanno? I capiti! I capelli! I capiti, sì, come mi stanno? Bene! Bellissimo! Beh, tutti lisci! Tutti belli lisci, puliti, belli, lisci, puliti, bellissimo! Si sono anche rafforzati, guarda! Sono proprio sodi! Sì. Proprio sodi! Proprio sembra un nuovo sodo, guarda, un nuovo sodo! Perfetto, i capelli ti stanno bene, un'altra volta impari. Ma perché sei così non maschilista? Perché non mi dai mai un contentino? Non perché non mi dici che i capelli mi stanno buoni? Ma guarda, i capelli mi stanno buoni. I capelli, scillettarinti, i capelli stanno bene. Sei un uovo solo e stanno bene, i capelli e stanno bene. Sì. È tutto il limitrofo che non funziona. Che ramo che ti creato. Cagliato si rilascio qua! È straniero! Mamma mia, vai via! Ti schiaccio con lo scalamo di cigarrai! Vai via! Vai via! Vai via! Vai via! Sta dicendo un sacco di contumelie! La dama delle contumelie! Vai a cuccia! Davanti all'uscio vai a cuccia, vai il cane alla guardia. Wow! Così perlomeno non entrano più tutti quegli incubi, mamma mia, che mi tormentano ogni notte, quell'inconscio, mamma mia. Povero inconscio mio. Speriamo che stanotte sia bella calma. Vishnu, pensaci tu, Allah, Mohammed, let me met. Sebbene ancora della morte del nostro caro fratello il ricordo sia verde, colei che fu già nostra cognata, noi l'abbiamo presa per moglie, come dire... Che cazzo vuoi, Laerte? Parla!
è il vostro favore per ritornare in Francia, da dove comunque volentieri venne in Danimarca a mostrarvi la mia devozione per la vostra incoronazione. Tuttavia ora i miei pensieri e i miei desideri piegano di nuovo verso la bella Francia. Hai il permesso di tuo padre? Che cazzo dite, Polonio? Mio signore, che mi dovresti io permesso? Con una caterva di faticose petizioni e alla fine sopra il suo desiderio ho apposto il sigillo del mio arduo consenso. Io stesso ve ne prego, prodigategli il permesso di partire. Cogli la tua ora piata, Laerte, che il tempo sia tuo. Ed ora ammeto, nostro caro nipote e figlio. Come mai nere nubi incombono ancora su di te? Abbandona questo colore notturno. E guarda con occhio amico il nuovo re di Danimarca. Non cercare in eterno con le palpebre abbassate il tuo nobile padre nella polvere. Sai che è normale, tutto ciò che vive deve morire, trascorrere dalla natura all'eternità. Già, signora, è normale. Se è normale, perché a te sembra così eccezionale? Sembra, signora, no, è
non è il mio nero mantello, buon amato. Nell'abito normale del lutto solenne, nei sospiri, nei gemiti, no! E neppure il fiume di lacrime agli occhi, neppure l'aspetto sfinito del volto, assieme a tutte le forme, i modi e i tempi del dolore, che possono rivelare. Queste cose infatti sembrano, perché sono modi di essere che un uomo può recitare, ma io ho dentro di me qualcosa che va oltre lo spettacolo. Queste cose non sono che l'ornamento, l'abito del dolore. Memoria. Vi prego, amore, ricordatevi. Violette del pensiero, per i pensieri, finocchiella per voi e delle colombine. C'è della ruta per voi e ce n'è un po' anche per me. Sapete, alla domenica la chiamano l'erba del pentimento. No! Voi dovete portare la vostra ruta un po' diversamente da me. Voi dovete cantare. E voi dovete rispondere. No! È il maggiordomo falso che rubò la figlia al padrone. C'è una margherita. Vi darei delle violette, ma appassirono tutte quando mio padre morì. Dicono che abbia fatto una buona fine. Perché il dolce è soave petti rosso. È tutto. Il mio piacere.
Oioio. Oioio. Mamma mia. Ah. Se questa troppo. Troppo solida carne potesse sciogliersi, struggersi, dissolversi, irrugiare. Ah, se l'Eterno non avesse fissato la sua legge contro il suicidio, Dio, Dio, come estenuante, meschino, scemo. Mi sembrano tutti gli impegni di questo mondo, che era un giardino abbandonato, che non dà frutti, posseduto solo dalle cose più putride della natura. Giunge da questo, dico io, ma come? Morto appena da 2 mesi, ma non neanche tanto, neanche 2. Un re sublime. Fragilità. Il tuo nome è donna. Fretta spietata, dico. Correre con tanta grazia e prontezza a mettersi in un letto incestuoso. Non è bene. E non può dare bene. Donato, Donato, svegliate! Donato, siete in trenchia! Vi ordino di uscire dal trench. Sparite, dottor Antonio, tornate tra noi. Come lo dicono in Francia? Entrenez. Basta, basta. È fasullo. Ma che parlate nel sonno? Era come una lingua forastiera. Non era la nostra lingua spontanea, naturale, primordiale, propria delle dee. È vero, è vero. Era come una lingua luminosa, bella proprio. Bella, luminosa. Ha messo come uno steggio qua dentro, in rapporto con l'oggetto, con la sedia. Sporcacciato! Ma che capisci? La feccia. La sedia, la sedia. La sedia rovesciata. La sedia rovesciata. Abomito di queste voci del teatro della. Noi al teatro della stiamo annanzo, siamo già arrivati al rapporto con la puttana. Grazie, grazie. Vabbè, noi invece siamo ancora fermi alla sedia greca. Andiamo bene. Mettiamo subito le sedie greche qua innanzi, il filo indiano, le sedie greche, facciamo un saggio, lo capiamo, quello è pericoloso. Che ora è? Vabbè, ma basta, 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 va bene così. Va bene, bravo. Ma che fai? Noi dobbiamo fare l'Amleto, che state facendo? Le allegre comari del Windsurf, state facendo? Le allegre comari del Windsurf! Yes, sir. Ah, bravo, bravo, bravo. Wings? Sì. Si può fare. Sì. Io ho 2 amici trasportatori. Carichiamo tutte queste cose in tocamin e lo facciamo. Wings and surf. E meno male che ho già preso dei biglietti per il nostro bel teatro, o San Carluccio. Ma voi sapete che cosa danno questa sera? Ma danno lui! Proprio la moneta, il biglietto della moneta lo danno proprio la moneta, in lingua originale. E che sarebbe questa lingua originale? Sarebbe a dire come una lingua che è come un uomo, originale, eccentrica, strana. Cretino, ignorante, la lingua originale dell'Amleto è il danese. Recitano in dani marrachese. Però la compagnia è inglese. Ma questa è la torre di Abele. Sì. È logico, poi mercate come un europeo, le veritti. Allora, ci vogliamo preparare, se no. Facciamo presto, però comincia. Andiamo. Principe di Casador.
Caro Conto Malerba, come prelutto qui, se non erra, danno la Traviata. Don Antò, questo è il prelutto della Norme. Eh già, oggi tutta norma di legge in teatro. Fra un po' faremo anche i violini in cemento. Oh oh, armi, asseglie, vu, assetta da là. Conoscete la trama, sì? È un capolavoro. Bravo! Allora conoscete la trama? No. E allora? Lo dicevo per farvi contenti. No, adesso ve la spiego un'altra volta. Al principe Amleto è stato ucciso il padre, re Amleto il vecchio. Il fratello del re uccisa, la carogna, sposa la vedova del re, la regina. No, la carogna! Bravo! Amleto il principe però porta il lutto e basta. E basta. Vado andata. E voi la dolizia e basta, dolizia. Repito, ma ti rendi conto che siamo in piena metafora strutturale economica europea? E noi se ne hanno fatto la vita. Ho fatto, facito i tournée. Il primo giorno di prova, già il fatto. Andiamo. Amleto ha qualche sospetto circa l'assassino, non solo, ma è anche molto contrariata per le nozze affrettate dello zio e della madre. Ma perché ridete? Amleto è una tragedia! Che ridete? Nel frattempo, una strana apparizione circola sugli spalti del castello di Alsinore. Rassomiglia al re morto, la buona. Povero, come fa la pena. Questo è l'atteggiamento giusto, la prendere è una tragedia. Qualche raro amico di Amleta. Era antipatico. Che cosa? Era antipatico. Ma chi? Amleto. No, perché? Qualche raro amico era antipatico, non teneva lice. Era più intelligente degli altri e quindi aveva pochi amici, scelti magari. Tu scommetti che c'hai un sacco d'amici, tu. Ma che ridete, non volete una tragedia, vogliamo capire, è una tragedia. Che vi insegnano teatro te? Mamma, mastico male. Molto rumore per nulla vi insegnano. Hai capito? Oh, intanto, uè, papera. Intanto, il fratello del re ucciso, secondo Amleto, è un fratricida! Oh. Ed è quasi uno spettro
che si infila dentro la trama del Busillibus. Lo spettro! E mo cresto spettro, co? Sarebbe a dire come un uomo spettro. Spettro, uno che non ha voluto più fare opretto. Madonna, che compagnia di ignoranti, che compagnia di ignoranti! Come ci andiamo a Londra, come ci andiamo a Londra? Non c'è problema, Don Aldo, io tengo due amici trasportatori. Carichiamo tutto questo prete in tuo camion. Ma che stai dicendo? Le priete, le buttiamo sul camion. Noi li butta a te, sotto camion. Micco iuni. Insomma, nel frattempo, che cazzo fa sta buon'anima? Nel frattempo? E che può fare una buon'anima nel frattempo? Gira sugli spalti. E che sono sti spalti? Che sono? Tutto devo sapere io, tutto. Ci informeremo a Londra. E che sta tutto? Io mi credevo chissà che era. Lascio da Marlon Brando io. Noi altri a pretende non ci crediamo ai fantasmi. Sono temute soprastizioni del passato. Mi coiuni. E avessi mai fino a Londra per questi quattro fossarini per farci conoscere anche dagli inglesi. Poi Arandelon, a te nessuno ti obbliga, tu e le tue gentil donne di Verona, di Statopo. Chi vuole da te? Non tengo timori! Non tengo paura di nessuno, è la mia! Delizziati tra signori, padovani, tra dottori, vicentini, mannagazzi, veronesi, tutti matti! Eccolo là, lo specchio del Teatro Verna! Ma mastica male! Mastica male, una donna americana, vogliamo capire che qui siamo in pieno epoca estetica italiana post-romantica classica, no? Non lo voglio dire. Sei un raccontato, stai sempre là. Sei un raccontato questa parte della trama, per introdurre la scena che abbiamo provato stasera. E va a provare, no? La congestione, forse un po'. Altre denti! Questa cosa qua, come abituato il pubblico mio alle cose spericolate, alle spericolazioni, ci piglieranno a pummarolo in faccia. E ti prenderanno a pummarolo in faccia, pure a Londra. Non ti preoccupare. E andiamo avanti. È mezzanotte. Se fate la parola. Donna, è mezzanotte sugli spalti. Eppure sugli spalti, che ce ne portano vicini alla portezza. Donna, che ci comanda a noi. Mannaggia, credi. Stiamo provando, facciamo finta che è mezzanotte. Noi dobbiamo fare la finta. Ma sei riuscito con tre altre finzioni, ma... Ma cos'è, la congiura dei bovari? Madame Bovary. Santa Anastasia, pregate per noi, liberateci, difendeteci, proteggeteci. È un riflettore, quello. Diteci da qualunque placere. È un riflettore, quello là. Santa Anastasia, provate per noi. Pure Santa Anastasia. Sì! Madonna mia, facciamo presto che è tardi. Andiamo a provare che è tardi. Chiamma bella, facciamo presto. Amleto. Sospetta, mannaggia miseria, sospetta che il fratello del re ucciso sia fratricida! Ma che sarebbe questo infracidore qua? Sarebbe a dire come un uomo che è come un assassino, che ci rovona tuo frate con l'insetticida, fratricida! Ma guardate, è meglio che non ti rispondo, però. Vediamo. A questo punto, questo qui, c'erano? C'erano gli amici di Amleto sugli spalti. Madonna mia, con gli spalti. A Londra. E dice la parola stessa che sugli spalti. Alti, la parola. Le cose alte. Come se fosse una sedia. Dei seggioloni. Dei seggioloni. Dei seggioloni alti. È sul seggiolone più alto proprio. Sullo spaltone più alto, proprio. Tre spalti, uno non comparato. Chi c'è? Ma c'era Marcello. E perché c'era Marcello? No, per dire la famosa battuta c'è del marcio in Danimarca. Ecco. Marcio. Magari si vede Orazio, no? L'altra amica da me. Ora dice magari, che ora è? Questo è il succhio della regia contemporanea. E qui mi è venuta un'idea, mannaggia,
Un'idea luminosa. Bravo. Geniale. Bravissimo. Mentre lo aspettavo, ho guardato là. Mi è venuta un'idea luminosa e me ne andavo. Quando c'è la battuta dello spettro che diceva Shakespeare, e quindi per ovvi motivi la dico io, voi inserite quel corretto che ho visto in un vostro spettacolo, andateci vista, aspetta, a Parigi, a Gragnano di Puglia, uno spettacolo, come si chiamava, la sciangata di Shanghai, la muta di porti, la muta di cani, però, la muta di cani, è uno spettacolo bello, fine. Certo, poteva piacere soltanto a un palato come il mio, di un intellettuale, non certo una platea rozza, ignorante. Anche la regia molto garbata. Bella, però. A proposito, la regia, l'avete fatta voi? No, lo sapevo, lo sapevo. Allora, a questo punto, voi che... sto parlando! Voi che siete attori spericolati, attori spericolati, attrici, abituata, fate quel corretto e faceva smile, smile, ma adesso un'ombra, lo fate però ad libitum, che significa con libidine, non c'è la parola, con libidine, ma con moderazione, perché il teatro è sempre misura, d'accordo? Almeno qua adesso è proprio un'ombra, un'ombra quasi non si deve sentire. Forse è meglio proprio che non lo facciamo, ma comunque. Uno. Io sono lo spirito di tuo padre. Ecco, basta. Condannata a vagare, basta, te. Oh, ho detto basta, ho detto con moderazione. Ma che mi insegna che non teatro di rete? Nulla di rete, non capisce niente, teatro tradizionale! Teatro tradizionale! Lo faccio più pure! Tagliato, contento e tagliato pure! Faccio questa battuta liscia, sì! Come un pernol liscio! Ah, bevuto in un pomeriggio d'estate! Che bei ricordi, mamma mia! Tacito! È un autore barese, ma questa trama dell'Eterno non ha orecchie di sangue. C'è una chitarra? C'è una chitarra La vedrebbo come un Sergio Bruni del 600. Non mo' più la vecchia, come chi lo vuole? Ora ti non posso chiedere a te corna sulla felice, eh? Uè, non vivi noi, altre idee! Io non fa il culo tuo dietro i denti! Un Sergio Bruni del 600? E che stecca? Bello! Schemberg! Uno spettro scordato, bro, dimenticato, bravo! Esattamente. Nembo è profeto in patria. Basta. Nembo. Quello dell'artista di teatro deve essere umile. Le mie sacene, non sanno manca recitare. Ma mi distrappo le corde vocali! E ti picco con le corde vocali due schiette! E facciamola parlare! Guarda là, da una concessione, a Rendelonna! Guarda là, è asciuto Gordon Craig! Chi è? Ascolta! Amlet!
Ascolta, Amlema, sì. Stai sentendo? E tu ti la faccio girare da quella parte. Si sente? Si sente bene? Da buono, signor. Allora, ascoltate, così imparava. Si sente? Sì. Si sente. Ascolta, Amlema. Circola la voce che mentre dormivo in giardino una serpe mi morse, così ogni orecchio in Danimarca è da una falsa versione della mia morte putridamente ingannato, ma sappi, la serpe che morsicò la vita di tuo padre ora ne porta la corona. Profetica anima mia, risponde Amlet. Mio zio, sì, risponde lo spettro. Quella bestia adultera, con la malia dei suoi doni traditori, vinse alla sua vergognosa libidine la volontà della mia apparentemente virtuosa regina. Ma piano mi sembra di fiutare l'aria del mattino. Devo fare presto. Mentre dormivo in giardino, mia abitudine sempre, dopo il pranzo, tuo zio scivolò furtivo, con in mano una fiala del maledetto Gisquiamo, e nel labirinto del mio orecchio versò quel distillato lebbroso, e una lebbra mi grebbe sulla pelle come una corteccia, simile al Lazzo. Orrore, orrore, orrore. Così fui io, per mano di un fratello, in un colpo solo, spogliata della vita, della corona, della regina, troncata proprio nel fiore dei peccati. Amlet, sei sangue nelle vene. Non sopportare, non permettere che il regno di Danimarca sia la cuccia per la lussuria e il maledetto incesto. Ma comunque tu compia la vendetta, non macchiarti la mente, non trami l'anima tua contro tua madre, nulla. Abbandonala al cielo e alle spine che si porta in seno per trafiggerla e dilaniarla. Addio in fretta. La lucciola già annuncia il mattino e incomincia a sbiadire la sua piccola luce. Addio, addio, ricordati di me. O voi tutte schiene celesti, dice Amlet, o cielo, o terra, e tu, inferno, se devo aggiungere anche te, reggi, reggi mio cuore. E voi, miei nervi, non invecchiate di colpa, ma tenetevi su, dritte e salde, ricordarmi di te. Sì, povero fantasma, finché la memoria esisterà in questo globo impazzito, ricordarmi di te, sì, dalle tavole della mia memoria, cancellerò tutti i ricordi ordinari, tutte le massime dei libri, e solo il tuo comandamento vivrà nel libro del mio cervello. Oh, molto funesta donna, delinquente,
Delinquente, dannato delinquente! Il mio taccuino, sì, è giusto che lo scriva, che un uomo possa sorridere ed essere un delinquente, è così servita, sì, e ora la mia parola è addio, addio, ricordati di me, l'ho giurata! Donna no, scià, ma che se non fa ridere proprio? Noi dobbiamo andare a Londra, ma fa quattrini, un teatro d'avanguardia sì, ma popolare. Una cosa è merda, insomma. Ma io sono d'accordo, ma sai, anche quello da me, a me proprio l'Amleto è entrata proprio nella carne, nelle ossa proprio. Comunque... grazie per la squisita prova di questa sera. Ah, boh. Ci vediamo domani, a stessa ora, E qual è quest'ora? Non si sa, ma il teatro così si fa! Ma adesso sono proprio scema! No, sono cretino. Qui, ce l'ho. Avevo poco... a fare furince, capito? Per la voce. Tu mi raccomando, fai la brava ragazza, hai capito? Non fare come al solito, hai capito? Tu mi hai capito a me? Non fare come a cosa, là. A cosa, là. Non fare come a quella là. La regina. Dai. Tanto poco, ci vediamo dopo. C'è promesso? Ma chi è? Necessario un Antonio. È andato a fare ginnastica. Footing? Si è fissato che per fare Amleto deve dimagrire? Ancora? E chi lo sparisce? Ma Vermont è già lungo come un capo espiatorio. Cioè un baguette. Paro! Stato solo, solo, signoria Geoffa! Sono una signora! Ma bella risata! E Don Antonio si fida di lasciare un bel boccoggino così, tutta sola! Ma voi chi siete? Il demonio? No, io sono Marco l'epilettico, detto anche il mancino. E gli amici sono Marco Dillo. Quanti nomi e cognomi, come un professore. E così è gitante, tutto Gio. Gio? John Lovitz! Siete pure un po' ligotta, bella gallinella padovana mia! Sono così imbarazzata! Mi stomaca, mi faccio questo effetto di vomito! Come? Ma faccio questo effetto di vomaca! Ma no! Sciocchina! Solo che da quel dì di poi... che non mi congedo più, un mangino mio. Chiamama Marcadillo. Chiamami come tu mi vuoi, basta che mi chiami. Vieni qua, che ti voglio far vedere una cosa di là, un arnese. Danito pur l'arnese. Ma no, sciocchino, è tutto regolare, diciamo così. Thank you.
und wollen wir niedersehen. Caro Procopio mio, il lunedì è il più bel giorno per noi attori ed anche per i barbieri. Non si lavora. Don Antò, oggi è martedì. Vabbè, ma noi che fa, per noi che fa? Proprio noi non lavoriamo il lunedì. Non lavoriamo il martedì. Non lavoriamo... Mai, Don Antò, sono 3 anni che non lavoriamo. Ebbene, ma che cosa sono 3 anni nei confronti dell'eternità? Azza, perché siamo condannati a non lavorare per l'eternità. Quasi, quasi. Don Antò, oui. È vero che il lavoro a noi ci fa schifo. Ebbene. Ma è anche vero che il lavoro ci schifa a noi. E anche questo, anche questo. Comunque, però, non è questo il problema. Non è questo il problema. Essere o non essere... Cristo è un problema, hai capito? Se sia più nobile patire nella mente le pietre e le frecce di una sorte atroce, oppure prendere le armi contro un mare di guai e combattere, annientare, morire, dormire. Niente altro. E dire che col sonno mettiamo fine ai dolori del cuore e ai 1000 colpi che la natura della carne ha ereditato, capisci? È una soluzione da desiderarsi devotamente. Morire. Dormire. Forse sognare, ecco, c'è l'ostacolo. Perché in quel sonno di morte, proprio i sogni che possono venire quando ci saremo liberati dal tumulto della vita, e chi le ci fa una riflettere? Ecco che cosa fa della vita una così lunga disgrazia. Altrimenti chi vorrebbe sopportare le sferzate, lo scherno del tempo, le ingiurie degli oppressori, le insolenze dei superbi, le ferite dell'amore disprezzato e i calci, proprio i calci che i giusti e mansueti ricevono dagli indegni, qualora si potesse far tornare il conto con un semplice pugnale. Ma chi vorrebbe portare dei pesi per gemere e sudare sotto il carico di una vita logorante, se il pensiero di qualche cosa dopo la morte, il paese inesplorato, dal quale nessun viandante ritorna, non frenasse la nostra volontà, facendoci preferire i mali che sopportiamo ad altri che non conosciamo. Così la coscienza ci fa tutti quanti vili, e così il colore innato della risolutezza lo si rovina con una squallida gettata di pensieri. E imprese d'alto grado, è puntuale, proprio per questo. Cambiano il loro corso, proprio, e perdono perfino il nome di azioni. A me, Don Guglielmo, mi ha proprio toccato, io non ne sono mai pago. Eppure a me non mi pagano mai. Ah, ma che capito? Non ne sono mai pago, nel senso che non ne sono mai sazio. A chi ho deciso, Don Antò? Ma no, quello che ha pensato, non sono mai sazio del suo cibo spirituale, a me, Don Guglielmo. Ma proprio tu qua. Ma date una bella mazzata. Mamma mia, vai. Allora adesso chioso. Chioso? Chiuso? E perché? Fosse per diventare barese. Ma perché? Chioso, io chiodo. Perché? Ignorantone, chioso, viene da chiosare, non da chiodere, da chiudere. Hai capito? A questo punto del dramma, Don Guglielmo non è d'accordo col principe Amleto. E vuoi sapere la verità? Neanche io. Don Guglielmo Scarpato? Don Guglielmo Scarpato. Ma che c'è traso, mo Scarpato? Appunto, che c'è traso su Scarpato? Don Guglielmo Scarpato... Ehi,
lui, come vogliamo chiamare, William, Will, vogliamo chiamare Willy, e chiamamola Willy. A questo punto la tragedia, Willy non è d'accordo col principe Amleto, per forza, perché il suicidio, quello di prima, un suicidio, è una vera schifezza, proprio. O principe Amleto, quando si dice o principe, prima di diventare re, ne deve fare di strada, proprio. Che succede? La sonnambula. La sonnambula. Ma quale sonnambula? Quella è la Dolce Ofelia, guarda quanto è bella. La Dolce Ofelia è venuta qua a trovare me in palcoscenico, guarda quanto è bella. Quanto è bella la Dolce Ofelia. Ninfa, nelle tue preghiere, ricordati anche dei miei peccati. Ma non è quanto è bella. Guarda una maniera, faccio fare o brigadiera, via le vengo mattiera, viva da ora in gatta, ora la tabù. È venuto per me, è venuto per me. Mio buon signore. Sì? Com'è stato, mio signore, per tutto questo tempo? Bene. Principe. Sì? Ho qui con me questi vostri ricordi, che da lungo tempo desideravo restituirvi. Vi prego, accettateli ora. Ma effettivamente, insomma, io poi, insomma, non vi ho mai dato nulla. Principe. Sì? Sapete bene che me li avete dati e accompagnati a parole composte di così dolci sospiri che rendevano questi oggetti più preziosi. Svanito il loro profumo, riprendeteli. Ricchi doni diventano poveri quando i donatori si rivelano crudeli. Ah! Siete onesta! Mio signore? E siete bella! Che intende dire vostra altezza? Che se siete onesta e bella, la vostra onestà non dovrebbe permettersi nessuna familiarità con la vostra bellezza. La bellezza, mio signore, potrebbe forse avere migliore rapporto che con l'onestà? Sì, certo, perché il potere della bellezza trasformerà l'onestà in ruffiana prima che la forza dell'onestà riduca la bellezza a sua immagine e somiglianza. Una volta questo era un paradosso, ma oggi i fatti lo provano. Una volta mi amavo. Veramente, principe, me lo avete fatto credere. Non avreste dovuto credermi. Non si può innestare la virtù sul nostro vecchio ceppo senza che conservi traccia dell'antico sapore. Non vuoi mai amare. Vattene in convento, va. Ma perché vuoi generare dei peccatori? Io sono abbastanza onesto, ma potrei accusarmi di cose tali. Che sarebbe stata meglio se mia madre non mi avesse mai partorito. Sono ambiziosissimo, orgogliosissimo, vendicativo, con più delitto a mia disposizione che pensieri per contenerli, immaginazione per configurarli, perché esseri come me devono strisciare la terra e il cielo, siamo tutti in famiglia. Non ce ne sa nessuno, va in convento, va, va in convento, guarda là. Ho anche sentito dire che mi pitturate, guarda là, io mi ha dato la faccia e voi me la facilitate, giostrate, ancheggiate, sciringuate, affibbiate i diminutivi, alle pietre di figlia, e della vostra regola ne fate cantone, guarda là, basta, basta, per questa fa il convento, per questa sono impazzita, del cortigiano, del soldato, del dotto, l'occhio, la lingua, la spada, la speranza e la rosa del bel regno, lo specchio dell'eleganza, il modello del costume, il centro di tutti gli sguardi, così, così in pazzo! E io, la più sventurata e la più misera di tutte le donne!
quel nobile è veramente sovrano intelletto, come dolci campane spatacchiate, scordate, stridenti. Quella impareggiabile bellezza è immagine di gioventù in fiore, impestata dalla pazzia. Sciaguratissima me, che vidi l'altro e questo vedo. La natura faccia parlare, quando hanno scuso per la sera, troppo pianino si mette a ballare, vena curante in niente ma squaglie, e si m'afferma torna alla sala, troppa pittura si è volta in cestaglie, e troppa formalità. Qua buona maniera, faccia fare o brigadiera, via le lingue mattiera, viva paura. Quel ragazzuolo magro, smagrasso, come direbbero a Palermo, quello là è nato proprio per fare la parte del becchino, quello là, quello è un becchino lato. Certo, poi un attore comincerà a dire, io già rassomiglio a una seccia, ce l'ho scicchiata a muro. Se faccio pure sta parte qua, che dice la gente? Comincia a fare le corna, eccetera, eccetera, e io gli voglio parlare. Gli voglio parlare perché è un bravo soggetto, è un bravo soggetto. Ui, proprio te l'avevo cercando. Ma non è stata colpa mia! Ma lo so, quella gente è ignorante, comincia a fare le corna. Ma non è stata colpa mia, sono il mancino, e non so come dirvelo, che cos'è! Ma non fa niente, anche Leonardo da Vinci era mancino, anche Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci! Certo! E a voi non me ne importa niente! Ma come ne importa a me? Io sono un uomo di mondo. Io ho fatto il militare a Cuneo. Dico... Cuneo, dico una cosa così, per 3 anni. A Cuneo ho preso anche la meningite. Tu, hai mai preso tu la meningite? No. Peccato. Come peccato? Un'esperienza in meno. Perché con la meningite o si muore o si diventa cretini. Io non sono morto. Non lo ludere, sai, non lo ludere. E poi mica soltanto Leonardo da Vinci, pure Peppo Giocato, Mimico Zuppi. Giocata, Zuppi, frequenta bene la signora. Che dici, che dici? No, diceva Giocata, Zuppi. Certo, è anche Mancini. Ma non è stata colpa mia, è stata l'amore. Io veramente sono innamorato di Mancini. Mancini, Genoveffa no, Genoveffa. Per esempio, Genoveffa no. Genoveffa non è Mancini, è l'unica dote che non ha. Ma io l'amo! Che cosa? A Genoveffa. Ma allora l'hai presa la meningite? Ti devo andare a scegliere! E anche lei mi ama! Guarda mia! Non faccio niente, no, no, no! Oh, ma non ti faccio niente! Io vi uccido! Io uccido tutte e due mica per niente! Per la specie umana! Se voi due mi accoppiate, nasce un mutante, hai capito? E proprio adesso che devo andare a Londra, quella dissoluta vorrà seguire il suo trudo, uno dei suoi tanti avanti! E io mi ritrovo ancora quella messalina tra i piedi anche a Londra! No, la lascio qua! Allora si può fare, però al ritorno non la guardo più. Al contrario, Manginuccio mio, tu al ritorno la frequenterai per sempre, per sempre. E fai pure la parte del becchino. Non tentennare, sai, non tentennare, ti faccio diventare Mangino tutto quanto, ti faccio diventare la cravatta Mangino, per Mangino ti faccio diventare un manginomane. Ma tu, io che sono Don Antonio Esposito, posso fare la parte del becco, e tu che sei Mangime, non puoi fare la parte del becchime. Girl, a me, Genoveffa, ti divorzio, ti divorzio! Thank you.
Il mio delitto è marcio. E puzza fino al cielo. C'è sopra la prima e più antica maledizione. L'assassinio di un fratello. Se anche questa mano maledetta grondasse ancora di più di sangue fraterno, non ci sarebbe pioggia abbastanza nei dolcissimi cieli per lavarla, bianca come la neve. A cosa serve la misericordia se non per guardare faccia a faccia il delitto? E cosa c'è nella preghiera se non questa duplice forza di prevenirci contro il cadere o di perdonarci la caduta? Allora alzerò in alto gli occhi e la mia colpa è passata. Ma quale tipo di preghiera può andare bene per me? Perdona a me il mio sporco assassinio? Non può essere, dal momento che possegga ancora quei beni per i quali commisi l'assassinio. La corona, la mia ambizione personale e la mia regina. Può uno essere perdonato e mantenersi nel delitto? Nel corrotto andamento di questo mondo, la mano dorata del delitto può mettere da parte la giustizia. E spesso si vede che il frutto stesso del delitto compra la legge. Piegatevi, testardi ginocchi. Ma non è così lassù. Là non si scappa. Là l'azione si manifesta nella sua vera natura. E noi stessi siamo costretti, anche a dispetto delle nostre colpe, a dichiarare quello che siamo. Dunque allora cosa resta? Tentare la potenza del pentimento? E cos'è che non può? Tuttavia che cosa può quando uno non può pentirsi? Ho condizioni infelici. Ho petto nero come la morte. Ho anima invischiata che lottando per essere libera sempre più si è avviluppata. Aiuto, angeli, all'assalto. E tu, cuore dalle fibre d'acciaio, fatti tenero come i nervi del bimbo appena nato. Tutto può risolversi in bene. Ora potrei ucciderla facilmente. Ora mentre prego. E ora lo farò. Aspetta. E così lui va dritto in paradiso, ma che ste merita. Non vendetta. Lui uccise mio padre brutalmente, pieno di cibo. Io che faccio? Uccido lui mentre è pronto e maturo per il passaggio. No, aspetta mia spada, aspetta un più atroce momento. Quando sta ubriaco, mentre dorme, o in qualche atto che non abbia speranza di salvezza, allora dagli lo sgambetto e che se calcagni scalcino al giro e che la sua anima sia dannata e nera come l'inferno dove se ne andrà. La medicina che ti do non farà che allungarti giorni malati. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Le mie parole volano in alto, i miei pensieri rimangono in basso. Parole senza pensieri mai giungono al cielo. Alla divinità è morta! Alla divinità è morta! Alla divinità è morta! Thank you.
A fare la meditazione zen. La meditazione zen? E che è? Farà una specie di vaccinazione moderna. Sei fissato, crede di essere Amleto e parla tale quale a lui e vuole che io vada in convento. Oh, morra maronna, e come fai? E io come faccio? E vuole uccidere il commendatore Don Fifì. Oh, non fa buono, quello non è Claudio, è un insetticida. Voglio un pazziano. Onna Genovese pure a me, chille la tua giorno, mi ha messo bene per i turci di Damasco e Basullo. E meno male che a casa mia ci stanno un sacco di mosche scarrafugne. Ma che schifezza! E perché? Non so pure queste creature di chi? La mosca si è avvicinata, come suo costume in questi tempi fuori il sesto. E tra sono qui! Voglio che ci metto un pazziano. La mosca, onna Genovese, è rimasta stecchita non appena appoggiata l'usbergo. L'usbergo? No, ci stanno le mosche lì dalla me! Combattere grandemente, pure per un figlio e padre, quando è in gioco l'onore. E allora, a sto momento, la mia vendetta sia di sangue, oppure
non valga uno sputo. Chi è? Contava! Contava! Contava lì! Chi è nata visione? Che cosa hai fatto, Amleto? Non lo so chi era! O re! Polonio! Amleto, non parlare più! Tu costringi i miei occhi a guardare dentro l'anima! E là io vedo macchie nere scarlatte che non possono cancellarsi! È tutto per vivere nel libidinoso sudore di un sudice letto! Non parlarmi più! Nella corruzione, teneramente a far l'amore su schifoso retame! Queste parole come pugnali mi entrano nelle orecchie e basta, mio dolce Amleto! Un assassino! No! Un delinquente! L'uomo di uomo che ha rubato il prezioso diarema per metterselo in tasca! Un fantoccio, direi! Basta! Che cosa vuoi? Tu, nobile figura. È pazzo. Vieni a rimproverare il tardo tuo figlio, che perde tempo. È pazzo. E tralascia l'importante azione del tuo tremendo comando. Parla. Non dimenticare, Amleto, questa visita è per ricordarti che devi agire. Ma guarda, l'angoscia si è impossessata di tua madre. Difendila nella lotta della sua anima. La mente è sconvolta. Nei corpi deboli, più forte opera. Parlalo. Qui, a me. Che cosa avete, signora? Che cos'hai tu? Che fissi l'occhio nel vuoto e all'aria incorporea fai parola. Fuori dagli occhi l'anima selvaggiamente ti sfugge. Figlio, figlio gentile, sul calore e sulla fiamma della tua agitazione versa fredda pazienza. È tutto frutto del tuo cervello. Il delirio è molto abile nel creare fantasmi. Delirio? Madre, non illudetevi che non sia la vostra colpa, ma la mia pazzia a parlare. Non coprite con un velo di pelle la piaga, mentre la cancrena sotto infetta tutto. Confessatevi al cielo e perdonate questa mia virtù, perché nell'ordine delle cose del nostro tempo è la virtù che deve chiedere perdono al vizio. Sì, inginocchiarsi e chiedere il permesso di poter fare del bene. Amleto, mi hai spezzato il cuore in due. Gettate via la parte peggiore. Vivete più pura con l'altra metà. Buonanotte. Madre. C'è un salito.
pace. Che cresce lungo un rosciaio. E specchia le sue foglie chiare. Nella corrente vitrea. Là giunse Ofelia. Con fantastiche ghirlande di ranuncoli, ortiche e margherite, e di quei fiori rossi e lunghi ai quali licenziosi pastori danno un nome volgare, ma che le caste fanciulle chiamano vita di morto. E qui, mentre sui rami sporgenti le sue ghirlande si arrampicava ad appendere, un ramo invidioso si spezzò. Allora i suoi ornamenti di fiori e lei stessa precipitarono nel gemente d'uscello. Le sue vesti si gonfiarono e, simile a una sirena, per un attimo la sostennero. Cantava frammenti di vecchie arie, come non si rendesse conto del pericolo, o come una creatura nata e cresciuta dentro l'acqua. Ma molto non poteva durare. Le sue vesti, pesantemente inzuppate, trassero la povera sventurata giù dalle sue dolci canzoni. Ad una morte di fango. Don Antò, intanto mezza capa a Londra ci è andato davvero. Ci poteva mandare noi. Non più. Ma allora non hai capito proprio niente. Che ci andiamo a fare a Londra? Che ce lo porta a lui e mezza cave, cose, chi là? Non vi fido. Antonio Esposito. Antonio Esposito. Deve morire con la coppa avvelenata. Amleto deve uccidere un re spada per diventare lui un re bastù. Amleto è pronto. È tempo di silenzi, di flauti,
Muoio. Il potente veleno ha avuto ragione del mio spirito. Tu vivi. Per raccontare. Il resto è silenzio. Ma sembrete pronto? Io non sono ancora pronto, perché a me mi piacciono ancora le guerre! Puoi vedere ora.